Beh, io sono molto onorato e come dato esperienziale ogni volta è veramente fuori di retorica, è una grande emozione perché arrivo qui che ho letto tutti i finalisti e quindi ho una sorta di portato emotivo per ognuno di loro, perché oggi pubblicare un libro non è un atto esibitivo, è anche spesso un atto di coraggio, è un atto identitario molto forte, quindi vedere come a Benevento anno dopo anno stia crescendo, no, l'effluvio delle persone che vengono in fondo ad assistere al racconto di 12 libri è straordinario, vedere tanti giovani, vedere come la cultura può fare inclusione e le persone hanno bisogno attraverso la letteratura di essere riconosciuti, no? Anche nelle differenze culturali, di censo. Io dico sempre, questa è un po' la mia formazione, che i romanzi, i libri, qualunque forma abbiano, sono la possibilità non solo di acquisire, no, conoscenze, ma di vivere tante altre vite oltre quella propria. Quindi è uno strumento di viaggio portentoso che dà solidità e quindi noi dobbiamo sempre più allargarlo. E devo dire che poi l'accoglienza qui a Benevento è sempre straordinaria, perché c'è una sobrietà che scappa dalle dinamiche della vittoria, tutto è molto armonico. Io faccio l'arbitro di questa situazione, perché sapete che nella vita faccio altro, e però con un grande rispetto per la letteratura.